Prende la parola il sindaco Federico Pizzarotti. Buongiorno a tutti. L'emozione di una domanda del genere all'interno di una persona della tua, di questa importanza all'interno del nostro consiglio comunale, penso che sia un onore che ti capita. Per la forza, per quello che sta rappresentando, rappresentato per il proprio paese, ma per l'intero pianeta, la forza di una persona che abbiamo modo di avere qui con noi e che rappresenta nella sua delicatezza e nel suo presentarsi in questo modo, penso a tale forza. Io oggi ringrazio tutti quelli che erano membri del Consiglio Comunale, che all'epoca ha dato la cittadinanza onoraria, e saluto i membri del Consiglio Comunale attuale. Avere in questo luogo questa persona, spero che ci possa ispirare tutti, d'ora in poi, durante i nostri dibattiti, durante i nostri consigli, per soppesare meglio quelle che forse sono delle piccole discussioni di una città come la nostra rispetto alla lotta, rispetto alla rappresentatività di un paese intero che sta cercando di uscire dalla dittatura. Quindi noi oggi daremo un sigillo alla nostra città, a Aung San Suu Kyi, proprio perché questa forza può in una qualche parte rappresentare anche la nostra città in tutto il mondo, il nostro dono oltre alla cittadinanza onoraria che noi facciamo a lei. Buongiorno a tutti, e questo è tutto l'italiano che conosco. È stata una grandissima gioia per me poter venire a Parma e rincontrare la senatrice Sandra Soriani in questo bellissimo contesto con tutte le persone che sono state tanto vicine insieme a lei. The city is beautiful, but as important as that is friendship and warmth, location and welcome. La città è davvero stupenda, ma la cosa che più mi ha colpito è il calore e la sia con cui mi avete accolto.
Sono particolarmente commossa e toccata dal fatto che oggi mi accoglieranno i bambini. Bambini, immagino, di tutti i colori e suppongo anche di tutte le razze, di tutte le etnie e di tutte le confessioni religiose. Questo è un proof of what Bhagavan has been doing towards integration, bringing the world closer together. E questo penso sia parte del grande progetto di integrazione promosso da Palma per cercare di portare insieme mondi diversi. I'm proud to be one of you because in our country also we have the problem of integration, of bringing together people of different nationalities, different religions and different political views. Penso di essere proprio parte di voi in questo progetto, perché anche nel nostro paese in questo momento stiamo affrontando dei problemi di integrazione. Dobbiamo promuovere l'integrazione per riunire mondi, riunire persone che appartengono ad etnie diverse, provengono da nazionalità diverse, hanno confessioni religiose diverse e opinioni politiche diverse. I heard in the news this morning that unemployment is a big, big problem in this country. Ho sentito stamattina dal giornale e ho saputo che purtroppo la disoccupazione è un problema che affligge pesantemente questo paese. It is also a big problem in my country. The problem of unemployed youth is a great danger for our future. È un grandissimo problema che affligge anche il mio paese. Il problema della disoccupazione che tocca soprattutto i giovani è un grave problema per il futuro del nostro paese. I hope that we will be able to reach out to one another and try to solve our problems together. La mia speranza è quindi di poterci aiutare, stendere una mano l'uno all'altro per cercare di trovare insieme una soluzione comune a questo problema. In the end, the problems are the same. It's not just a problem of jobs or employment, it's a problem of self-fulfillment. Il problema in fondo è sempre lo stesso, non è un problema di posti di lavoro o di occupazione, è un problema di autorealizzazione. Our young people, as well as our older people, need to feel that they have fulfilled themselves as human beings in this world. I nostri giovani, ma anche i nostri anziani, hanno bisogno di sentire e sapere che sono riusciti a essere soddisfatti, soddisfatti come essere umani in questo mondo. Politics is an important way, not just one way of achieving this end. La politica è sicuramente un mezzo, una strada molto importante, ma solo una strada per raggiungere questo obiettivo. We need social and spiritual values to help us along the path. Abbiamo bisogno invece di valori sociali e spirituali che ci aiutano, che ci sostengono durante il percorso. Although I'm not a Christian, I'm always going to be happy when I hear a church about spending, because it's a sign of thinking something higher than theology. Anche se non sono cristiana, stamattina mi ha dato una profonda gioia sentire il tocco delle campane suonare, perché questo significa che il nostro spirito si eleva, si rimanda a qualcosa di superiore che non è strettamente materiale. I think this is the end to which all religions should aspire, that we all are together in our quest for spiritual development that is above material. Penso che questo sia l'obiettivo finale a cui tutte le religioni devono aspirare, ovvero puntare a un arricchimento, ad un compimento spirituale che va al di là del materiale. Not because the material part is not important, it is because we are all matter, but because it is only through spiritual understanding that we will be able to bring two different people together. Non perché gli aspetti materiali non sono importanti, anzi, ma è perché è soltanto attraverso la comprensione, l'intesa a livello spirituale che potremmo davvero essere tutti uniti insieme. I was told that I should keep my talk this morning short, so I will end with the other half of my knowledge of Italian. Mio grazie. Thank you.
Marco Blondi, che era il promotore del conferimento della cittadinanza onoraria a Aung San Suu Kyi, che oggi purtroppo non può essere con noi, ma al quale vanno i nostri migliori auguri, e anche il confirmatario era anche l'ex consigliere comunale, attuale senatore della Repubblica Italiana, Giorgio Pagliari. E faccio soltanto un brevissimo commento. Oggi siamo qui in una giornata lavorativa, in un orario lavorativo, ma tutti noi abbiamo scelto di fermarci un attimo per puntare a qualcosa che deve essere di più alto e di più umano del mero lavoro e delle mere funzioni quotidiane. Grazie a tutti.